Ma quindi tu lo sapevi? Sei un birbante. Come se si potesse per davvero cambiare. E come se a cambiare potesse essere un ragazzo con un futuro davanti già vecchio e una vita già scritta. Michele, 13 anni, terza elementare. Professione non la facente. Cresciuto troppo in fretta in strada. Senza un padre e senza una madre. Neppure lui ci credeva più, anche se in fondo al suo cuore lo desiderava. E come di poter cambiare. Ma aveva disimparato da tempo come si fa a sognare e a sperare. O perlomeno non se lo ricordava più. Quella sera Don Bosco stava per perdere il treno a Carmagnola e Michele era solo questo, un ragazzo in fondo buono, ma abbandonato a se stesso, solo e perso. Chi mi aiuterà? Aveva detto alla fine a Don Bosco, con un tono assolutamente diverso, senza più nessuna aria di sfida, ma solo con tanta, troppa paura. Chi mi aiuterà a cambiare, a sognare e a provare una vita diversa? Ed ora, eccolo, a Valdocco, correre incontro a Don Bosco. Sembra lo stesso di prima, ma invece è già un altro. È il 17 ottobre del 1857, nessuna predica, poche battute e si ricomincia a sognare. Don Bosco gli sorride e lo chiama mio caro. Lui, il generale di Carmagnola, il disturbatore universale che quando non interviene tutto è in pace e quando se ne parte fa un beneficio a tutti, è caro a qualcuno. Prezioso. Di fronte a quel sorriso e a quello sguardo, scopre dentro di sé una volontà e una disponibilità che non sapeva di avere. Sono disposto di fare come volete. Se però mi lasciate la scelta, preferirei di studiare. Nessuno dei suoi amici, neppure se l'avessero sentito dal vivo, avrebbe mai potuto credere a quelle parole. Il Michele che ben conoscevano mai avrebbe chiesto di poter mettersi a studiare. Ma Michele non è più quello di prima, è un'altra persona. È libero, finalmente, di essere fino in fondo se stesso, fino a rivelare quell'inaudito desiderio sepolto, da sempre, in fondo al suo cuore. Sei un birbante. E le parole quasi gli si fermano in gola. Sono bastati due soli veloci dialoghi per fidarsi di quel prete e del suo sorriso, per entrare in confidenza con lui. E quando Don Bosco lo invita a continuare, Michele si apre fino a dire di getto in un solo respiro. Se un birbante potesse diventare abbastanza buono per farsi ancora prete, io mi farei volentieri prete. Pensava fino ad allora che non sarebbe mai cambiato. Inchiodato a un ruolo, prigioniero di una maschera che gli andava sempre più stretta, ma impossibile da togliere. Ma adesso ci crede e ci spera. Si chiama Michele. È stato un birbante. Ora è un ragazzo che sogna. È Don Bosco che di sogni se ne intende e che sa che quelli veri non sono di frasi fatte. Lo prende sul serio e ha fiducia. Risponde con fiducia. Vedremo adunque che cosa saprà fare un brigante. Ti metterò allo studio. Per Michele non è facile, ma giorno per giorno cambia per davvero. Sente la nostalgia di Dio e della sua grazia. Sperimenta e si commuove per il suo perdono. Conosce la dolcezza e la bellezza di essere di Maria, rilevando un animo sensibile e profondo. In poco tempo il suo cambiamento sarà così profondo da diventare lui stesso un angelo custode per qualche suo compagno, che non sapeva ancora che a Valdocco si poteva cambiare fino ad essere felici. Quando il 21 gennaio 1859 la malattia lo portò via, il Signore accolse in paradiso un birbante, che era morto come un santo.
e dire che se un prete una sera di nebbia non avesse rischiato di perdere il treno, forse un'anima si sarebbe persa. Buona Stoffa, il testo di accompagnamento vocazionale personalizzato, ha come terzo capitolo l'incontro personale con il giovane e parte dall'esperienza di Michele Magone che nella stazione di Carmagnola viene avvicinato da Don Bosco in una sera di nebbia, facendogli perdere il treno, ma facendogli conquistare l'anima e la vita di un ragazzo. E il primo punto di questo terzo capitolo è esattamente l'equilibrio. L'equilibrio che è l'ingrediente fondamentale di ogni incontro. Un incontro che è fatto di piedi per terra e cuore in cielo, una relazione che deve essere paziente e generativa e di una relazione che deve essere sia personale sia comunitaria. I protagonisti di questo incontro, come abbiamo già visto nell'altro capitolo, sono esattamente una sartoria, un ambiente che è fatto, che è realizzato, che è costruito da una comunità educativo-pastorale, nella quale tutti lavorano perché ci possa essere questo incontro personalizzato, che è favorito, auspicato, desiderato, sostenuto, anche se soltanto alcuni accompagneranno personalmente i ragazzi. In secondo luogo, se c'è una sartoria, abbiamo già visto, ci deve essere un sarto, il quale anche lui è all'interno di una vita di sanità, scienza e santità. Una vita che è sostenuta ed è illuminante per la sua bellezza, non tanto per un'estetica, ma per una vita che è riuscita. In secondo luogo, una vita che sa di sapienza. Un accompagnatore ha frequentato gli autori spirituali, si aggiorna dopo essersi preparato inizialmente ed è una vita di santità dove costantemente si cammina per vivere al cospetto di Dio come piace a Dio. E poi la stoffa che è può essere tanto diversa e in questo capitolo troviamo la differenziazione delle varie fasce di età. Ad ogni fascia d'età, ad ogni tappa del cammino è richiesta un'attenzione particolare, è richiesto un modo diverso di accostarsi, è una richiesta particolare da mettere nelle mani dei ragazzi e dei giovani che si accompagnano. Infine, l'incontro. L'incontro che può essere realizzato in diverse modalità e che viene espresso nel testo dell'accompagnamento Buona Stoffa con i vari esempi che vi possono essere, dalla parolina all'orecchio in cortile fino al colloquio più formale, in base all'età del ragazzo, in base alle esigenze del momento. E poi una serie di attenzioni, una serie di tematiche specifiche da affrontare, una serie di peculiarità per il cammino vocazionale esplicito e una serie di temi particolarmente significativi dei quali bisogna tenere in considerazione per accompagnare oggi come Don Bosco avrebbe accompagnato al posto nostro.